Benvenuti, vediamo come installare in modalità Simon Stick facile, diciamo, una Simon Stick o similtale, White Core in particolare sotto Ubuntu. Come vedete ho Ubuntu 14.04.3, 64 bit. La cosa più importante, un po' come su Apple, è che devo avere il programmino Mono. Per farlo quindi devo installare apt-get install mono e poi suggerirei mono complete perché ci serve tutto mono e quindi dobbiamo installare tutto il sistema che vedete che è abbastanza grosso, 214 megabyte, e quindi questo vedete che installiamo, e vedete in tempo reale l'installazione di Mono. Io ho una DSL abbastanza veloce, quindi ci impiegherà abbastanza poco. Da voi potrebbe impiegarci un po' di più perché comunque deve scaricare quei megabyte che abbiamo detto all'inizio, un po' come abbiamo fatto su Mac. Comunque, nel momento in cui ha installato Mono, tra l'altro questa è una versione forse anche non recentissima di Mono, ma ai nostri fini dovrebbe andare bene. Chi volesse potrebbe installarsi le ultimissime versioni di Mono. Ok, allora quindi intanto che lui ci installa Mono, noi magari andiamo su, cerchiamo White Core, che abbiamo detto che dobbiamo scaricarci White Core Sim, e così approfittiamo, lavoriamo insieme. Allora, White Core Sim, come vedete, è installato, cioè è una versione di 4 mesi fa. Andiamo a prendere la versione WOAS, White Core è una Sim, una Stick, e ci prendiamo la versione per Linux. La versione per Linux, quindi andiamo sul link. E poi qui dobbiamo scaricarci. Vedete questo qui, White Core Sim, ce lo scarichiamo sotto i nostri downloads, scaricamento, e lui ci impiegherà un secondo. Beh, non è neanche enorme, 31 MB, ci ha impiegato poco. Andiamo a vedere a che punto era arrivato, quindi ok, qui dice che l'ha installato, vediamo se è vero, mono-meno version, dovrebbe dirci che abbiamo la versione 3.2.8. Che rispetto alla versione 4, che quella ultima è vecchietta, dicevamo, ma dovrebbe servire all'uopo. Ora andiamo ancora sotto desktop, no, no, sotto downloads, dove abbiamo visto che abbiamo scaricato il nostro White Core Sim, e questo White Core Sim dobbiamo anzipparlo, quindi facciamo, dunque, andiamo nella versione qui, ci costruiamo un white core, cd white core, e poi qui facciamo un tar xvzf del nostro downloads white. Allora, chi di voi non è esperto di Linux o di Linux da riga di comando, diciamo, potrebbe avere qualche problema, ma chi usa Linux tendenzialmente è obbligo morale che sappia queste cose. Quindi tar xvzf serve semplicemente per spacchettare questo filetto. Vedete che qui abbiamo White Core Sim. Ora andiamo sotto White, andiamo all'S. Adesso che cd white, quindi entriamo dentro la nostra sim e vedete che qui abbiamo un po' di cosette, fra cui anche la nostra readme. Quindi facciamo un gedit di readme.txt e vedete che abbiamo un po' tutto quello molto simile a Mac. Infatti dice che la versione Unix è uguale a Mac. Per lanciarlo dobbiamo semplicemente lanciare Sim Console, ci sta dicendo.
Vediamo se è vero, quindi facciamo ctrl c.simconsole.sh e vediamo se effettivamente ci sta lanciando il nostro. Ok, come vedete abbiamo il nostro simulatore che funziona. E sta scaricando tutto, quindi regge. Ecco, qui in questo caso la differenza rispetto a Mac è che qui chiede il nome della regione, gli mettiamo qui mettiamo magari Ubuntu, la regione, region location invio, dimensione 256 256, diamo tendenzialmente sempre invio. Qui possiamo addirittura in questo momento chiedere se vogliamo varie cose, acquatica, flat, montagna, prendiamo hills, ok, e quindi lui ci dice, e qui dobbiamo mettere il loader, e qui possiamo mettere Simon Stick, che è loader di questa, diamo yes, ok, quindi vedete che se noi facciamo show regions, abbiamo una regione che si chiama Ubuntu, che è quella che abbiamo appena costruito. Quindi come ci accediamo a questa regione? Ci dovremmo accedere sempre nel solito modo che abbiamo visto, quindi chiedendo con la slurl opportuna. Questa